thank you Cari amici vicini e lontani di Telegarda, appassionati di dialetto, che seguono questa trasmissione Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto, ben ritrovati. Oggi vi parlo di fonetica. Ecco, qualcuno vedo che già incomincia ad avere dei brividi, d'altro canto io l'ho sempre detto, fin dall'inizio io voglio dare a questi miei incontri con voi. Dare un'impostazione didattica, quasi scolastica, e quindi ogni tanto purtroppo devo richiamare nozioni grammaticali. Perché oggi voglio parlarvi di fonetica? Semplicemente perché qualche giorno fa una persona mi ha fermato e mi ha chiesto come mai fossi così insistente, appunto, nel parlare sempre di accenti tonici, fonici, apostrofi e via dicendo. E allora ho dato delle risposte che adesso do anche a voi. Vedete cari amici, quando si, ci si accinge a cercare di imparare una lingua, tedesco, francese, quello che è, o anche il dialetto, che comunque è una lingua, è necessario munirsi principalmente di due libri, un libro di grammatica e un vocabolario. Il libro di grammatica classico si divide in tre parti, la cosiddetta fonologia, la morfologia e la sintassi. La fonologia, lo dice la parola, è lo studio del suono delle lettere, per cui la prima cosa che si studia è il classico alfabeto. La morfologia studia le parole, la sintassi studia le frasi e i periodi. Ma ritorniamo alla fonologia e quindi anche alla fonetica. È evidente che se io voglio imparare una lingua straniera, devo subito cercare di capire come si pronunciano le lettere e le parole in tedesco, oppure in inglese, o in spagnolo, in francese. E allora per spiegarvi appunto questo discorso della fonetica, vi faccio subito degli esempi semplici, ma che ben si addicono a queste mie spiegazioni. Adesso mi alzo e vado a farvi notare alcune cose. Io mi sono permesso di scrivere alcune parole: tedesco, inglese, francese, spagnolo e poi due parole italiane. Allora, io le leggo secondo la fonetica nostra, italiana. Leggo NAIN, Neun, One, I Am, republique, Lourdes. Caballos, Trabaio, Sposa, Sei. A parte l'italiano che adesso lascio perdere, ma se io adesso devo leggere secondo la fonetica, quella corretta delle lingue che ho accennato, nein diventa nain. Neun diventa noin. One diventa one. I am. Diventa, pensate un po', I diventa ai, ai, am diventa em, republique diventa republique, lourdes diventa Lourdes, Caballos diventa cabaglios e trabaio diventa trabajo. Sentite un po' che roba, travajo. Sposa, sei diventano per il dialetto, perché chiaramente adesso mi interessa il dialetto, sposa in italiano, in dialetto diventa sposa. Ve l'ho già detto qualche puntata fa. Sei, che può essere tu sei, voce del verbo essere, ma anche sei come numero cardinale, diventa sei. Ecco qua, sei dita, sei dei, sei. Ecco, voi vedete quindi che la fonetica è fondamentale quando ci si accinge, ci si appresta. A studiare una lingua. Quindi per me, che voglio introdurre alcune persone, quelle che vogliono, interessate al dialetto e possibilmente all'uso del dialetto, alla scrittura del dialetto, è fondamentale quindi la fonetica. Se poi io vado a consultare un qualsiasi vocabolario, dal più piccolo al più voluminoso, io ne ho qua uno piccolino tascabile, costa 2 euro, 2,50 euro. E 50, se io lo sfoglio vedo che all'interno tutte le parole, ogni parola presenta un accento tonico e un accento fonico. Quindi io quando parlo di dialetto e parlo di accenti fonici, di accenti tonici, di apostrofo, non faccio altro che una cosa ovvia, semplicissima, che si deve fare quando si, da, si danno degli insegnamenti riguardo ad una lingua. Vi ricordo quello che ho sempre detto, la, vi ricordate la parola le cornia? Se voi andate sul vocabolario la trovate scritta con l'accento tonico sulla I, non le cornia, le cornia. Se andate a trovare la fa, famosa parola che il 99% delle persone pronuncia in modo scorretto, cioè edile, non edile, edile, voi la trovate scritta con l'accento tonico sulla I. Potrei dire salubre ed altre parole. Comunque voglio dire il vocabolario che è il libro fondamentale per l'acquisizione del lessico, cioè dei vocaboli di una lingua, un vocabolario, tutti dai più piccoli ai più grandi, presentano le parole con accenti tonici e fonici. Quindi queste spiegazioni che vi ho dato, sono quelle che ho dato a questa persona che ho avuto modo di incontrare che mi faceva questo rilievo e quindi io purtroppo continuerò sempre a inframmezzare questi miei incontri fra Incontri così anche a volte curiosi, garbati, faceti, scherzosi, ma anche con lezioni proprio addirittura a livello scolastico, con tanto di lavagna, con tanto di accenti, con tanto di apostrofi, con tanto di esercizi. Nelle prossime puntate faremo qualche altro esercizio. Bene, detto questo, adesso vi propongo un esercizio. Che dico subito potrebbe essere anche un gioco, però un gioco chiaramente per delle persone appassionate di dialetto. Ed è un gioco semplicissimo, per il quale è necessario avere un dizionario della lingua italiana, cioè un vocabolario semplicissimo. Questo che ho fatto vedere prima è tascabile, di costo quasi zero. E la prima, la prima fase di questo esercizio è intanto decidere da quale lettera partire: partire dalla lettera A oppure dalla lettera Z, dalla lettera M, partire dalla lettera A. L'esercizio consiste nel vedere in elenco queste parole italiane nella lettera A e provare a trovare di queste parole la traduzione dialettale. Che non è una cosa semplice, per alcune si riesce a trasformare. Perché vi faccio un esempio: se io vado alla lettera A e trovo la preposizione A, che è la prima parola, dico in italiano, io vado a riva, se la trasformo questa frase in dialetto diventa, mi vago a riva. Cioè la lettera A, questa preposizione semplice, in italiano si trasferisse al dialetto tale e quale. Faccio un altro esempio, prendo la parola bosco, in dialetto diventa bosch. Vado nel bosco, vago nel bosco. Ecco, in questo caso la parola è rimasta quasi uguale, ha subito una trasformazione grafica leggera, ha cambiato invece attenzione, l'accento fonico, però sostanzialmente la parola è riconoscibile. Ma se vado per esempio ad una parola tipo zaino, vado in montagna con lo zaino sapete come diventa vago in montagna col prosac cioè voi capite che ci sono alcune parole italiane che nel momento in cui si trasferiscono al dialetto cambiano addirittura la grafia la grafica cambia pensate zaino prosac ecco quindi è un esercizio curioso perché vi permette, appunto, naturalmente ci vogliono certe esperienze col dialetto, avere persone che possano aiutare, aiutare specialmente quelle persone che col dialetto non hanno mai avuto a che fare. Quindi, prima fase, scegliere alcune parole, prima la lettera, poi le parole, e cercare di trasformarle in dialetto. Seconda fase, comporre per ognuna di queste parole il classico pensierino, quello che appunto... Alle elementari appunto eh, era il periodo, il periodo classico, eh, si dice comporre una frase, in realtà non si chiama frase, è un periodo. Alle elementari si dice il pensierino, la maestra diceva fate dieci pensierini sulla rosa e quindi la rosa è spinosa, la rosa è bella e via di pari passo. Allora io adesso vi faccio l'esempio dell'esercizio come l'ho fatto io. Ho trovato alla lettera A la parola abbacchiato, cioè buttato giù di morale. Ecco. L'ho trasformato nella parola dialettale stremi. Ed ecco l'esempio. Anc'oi son proprio zo de giri. Me sento stremi. Abbaiare. Sbaiare. Il meccan e il continuo a sbaiare. Abete, pez Denora meca e montagna, ghen bel pez. Abulico, falopa. El gigi le umen po falopa. Accendere, impizzare, ad es vago pizzare il foc. Bambagia, bata. Me mama la mad medical sbrek con la bata piena de spirit. Baruffa, bega. Ieri sera che sta una bella bega in piazza. Batosta, l'ignada. Che l'ignada la ciapala a me squadra, la pers 6 a 0. Bellicoso, begarol. Quelli le sempre semper en begarol. Biasicare, entartagliarsi. Quando il se agita, e continua a entartagliarsi come un putelot. Boiata, boiada, me cugnala fat propri na boiada. Brezza, refol, che bel quando vedi in refol su dal lac. Brivido, sgrisol, quando vedo la memorosa mi me vei sempre in sgrisol zo per la schiena. Broncio, mus, le do di che me fiol e me tegne il mus. Buscare, ciapar. Varda de nociapar ancora il raffreddore. Ecco, quindi io ho fatto 15 esempi con 15 parole italiane che ho trasformato in parole dialettali e per ciascuna parola dialettale ho creato un esempio sempre in dialetto. Vi ripeto velocemente queste 15 parole dialettali che poi troverete anche in sovraimpressione. Con il significato, parto però questa volta dal dialetto per rispettare il vocabolarietto che vi do quasi sempre, anche se qualche parola fra queste ve l'ho già data: Stremì, sbaiar, pez, falopa, empizar, bata, bega, legnada, begarol, intartajarse, boiada, refol, sgrisol, Mus chapar. Bene, quindi dopo avervi parlato di fonetica, avervi accennato ad un possibile esercizio giochetto da fare con il vocabolario, dopo avervi elencato, come sempre, alcune parole dialettali, io sono giunto anche questa volta alla fine della puntata. Naturalmente ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza, magari l'interesse anche per eh, questa lezione, per questo incontro. Naturalmente vi aspetto la prossima volta e ricordatevi non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci!